tutti! Vi chiederete perché sto portando più video rispetto alla norma e che questo mondo di YouTube mi sta piacendo molto. Magari riesco a farvelo vedere, eccolo, questo più di qua. Vi ho mostrato tutti i germogli delle mie Phalaenopsis. Questo è la prima Phalaenopsis che ha germinato, come potete vedere qui. Anche questa ha questo germoglio lì, vicino a questa radice verso la sinistra. Questa pure qui ha fatto due germogli, uno grande qui. E uno un po' più piccolino di qua, dov'è? Non so se riesco a farvelo vedere, eccolo. E questa me lo sono accorto appena adesso che sta germinando anche lei qui, non so se rende dalla telecamera che c'è una zona più chiara qua. Qui c'è una protuberanza. E allora ciao a tutti di nuovo per la seconda volta. Adesso vi insegnerò qualche furbizia per coltivare le orchidee al meglio. Molti di voi questa tecnica credo che la conoscano perché sta spopolando da tutte le parti dei canali di orchidee, ovvero dove c'è un marciume, quando una foglia si spezza un poco, quando dobbiamo travasare un'orchidea alle foglie con un po' di marciume e quindi per non far morire l'orchidea si mette sempre della cannella. Cannella oppure la cenere delle sigarette. Preferisco la cannella perché mi sembra un qualcosa di più naturale rispetto alla cenere delle sigarette. Ad esempio qui ho messo della cannella perché questa foglia mi è caduta l'orchidea e questa foglia si è un po' piegata. E allora per non farla marcire da quelle parti ho messo un poco di cenere di sigaretta. Scusatemi per prima, non intendevo cenere di sigaretta, ma intendevo la cannella. Un altro trucchicino, uno di quelli più semplici, è che conviene, vedete qua che sopra questa foglia c'è un po' di terra, un po' di sporcizia. La pianta non muore, però conviene sempre pulirla un po' e fargli avere queste foglie più pulite, migliori, più sane, in modo che i pori riescano a traspirare anche meglio. Questa qua, come vi ricordo, è una cambria Missing Maze, mi dimentico sempre. Ha le foglie che mi piacciono tantissimo perché guardate, cioè sembrano salice piangente, tutte penzoloni. Che poi tra l'altro le Cattleya hanno delle foglie e in genere sono abbastanza rigide, vedete? Questa è la Catalante, mentre la Mystic Maze, guardate. Ah, se qualcuno nei commenti mi può scrivere cos'è questa cambria qui. Giù, vedete? Quando fiorirà ve lo faccio vedere fiorita. Distacco dei keiki. Io adesso qui non ho un keiki, però vi vorrei far vedere come si fa. Se tipo qui nasce un... Ah, comunque c'è anche un germoglio qua. Se tipo qui c'è un keiki, basta prendere il keiki con le radici, staccarlo, spingendolo verso le foglie, verso la pianta madre. C'era un keiki, però non voglio staccarlo, preferisco farlo avere sulla pianta. Questo del Dendrobium Monli e del Dendrobium Lodingersi. Le Lodingersi ne fa tanti, tanti, tanti di keiki. Per far impollinare l'orchidea, adesso vi faccio vedere un po'. Non la impollino perché non ho il materiale proprio per far nascere la pianta. Vedete questo beccuccio che si crea sotto la Phalaenopsis? Basta prenderlo con il dito e tirarlo un pochino in su. Si aprirà ed usciranno una sottospecie di due palline attaccate insieme gialle che andranno prese e inserite nella parte che si trova sotto questa parte cava, inserirlo all'interno e poi succederà questo. Vedete questa protuberanza qui, che crescerà e non si seccherà. Qua ho aspettato davvero tanto tempo, quindi si è iniziata a seccare. Qua no, quindi spero di essere ancora in tempo. Adesso questo lo vado a eliminare, così vi faccio vedere un po' come è fatto l'interno. Eccolo qua. Come potete vedere, scusatemi il pollicione, sì, ci stanno tanti micro filamenti che basta fare così e volano, basta soffiare. Adesso non so, ormai ho aperto, non posso farci più niente, tanto si stava seccando, visto che il materiale già pronto costa un occhio della testa e
invece quello là da fare non ho trovato tutto a Pescara, quindi mi sembrava inutile sprecare tutti quei soldi e poi non poterlo usare. Vabbè, comunque questi semini che sono talmente tanto piccoli, quindi vogliono l'aiuto di altre, scusatemi per la scarsità, chiamiamola scarsità di questo video, che purtroppo sto soprappensiero adesso. Quindi prendiamo, una volta fatto, questi semini, me li hanno messi all'interno di una scatola sterile e vi spiegherò il composto in un altro video come sarà. Intanto metto qui dentro i semini. Ormai non germoglieranno più, però visto che a me piace provare tutto, anche se provo, tanto non funziona a prescindere, quindi tanto vale provare. Il trucchetto è che appena staccati i chechi da una pianta, questi sono i chechi di Ancino e Sweet Sugar, bisogna metterli con tanta acqua in modo che iniziano a fare un apparato radicale molto più grande del normale. Questo qui si sta leggermente seccando, questo invece è alla grande, qui invece ho due pseudobulbi messi là giusto per tanto. Annaffiare velocemente in acqua calda queste zattere, basta inserirle in acqua calda, il vaporizzatore fa tanta acqua calda, guardate cosa ho combinato, ho fatto uscire tutta l'acqua da fuori. Mettiamolo al centro questo vaporizzatore, se no mi spruzza l'acqua da fuori, mi allago qua. Ecco, vedete, succede questa cosa che a me non piace. Ecco, inseriamo all'interno per bene la nostra zattera. Insomma, in modo che tutte le radici vengano bagnate. Perfetto, abbiamo annaffiato una zattera molto velocemente. Inizierà a uscire fumo dalla zattera perché giustamente mettendola qui si vaporizza e porta fuori il fumo che pian piano esce. Possiamo rimetterla a posto. Ecco qua. Poi vi faccio vedere come si annaffia la vaniglia. Questa qui è una Vanilla Imperialis. Prendiamo un vaporizzatore, regoliamo lo spruzzo, ecco qua sta bene, e vaporizziamo sulle radici in questo modo, perché è la parte fondamentale che si bagna. È meglio bagnare pure le foglie in modo che prendiamo anche le micro radici. In questo modo, tenendolo sempre per terra, siccome qua è molto bagnato, anche per alzare il tasso di umidità, si potrebbe marcire, allora la radice mettiamola sopra un ripiano asciutto. Adesso andiamo a bagnare, come potete vedere. Abbondantemente si abbagna, sentite a me, anche sulle foglie, di tutte le parti. Se è secco, ovvero non gli viene data tanta acqua, i germogli possono addirittura seccare. Seccando non germinano quindi. Abbondantemente, vedete, l'avrò detto più volte perché non voglio farmi morire questa pianta, che è una pianta bellissima, la vaniglia. Ah, se qualcuno sa la vaniglia planiforme, siccome io qua a Pescara non ci stanno orchiderie e robe del genere, ci stanno soltanto qualche mini garden, mi può dire qualche sito buono dove ordinare la vaniglia planiforme? La vaniglia planiforme è l'unica orchidea, cioè l'unica vaniglia che produce la vanillina. Siamo di qua. A momenti l'amico di mio padre, cioè il collega di mio padre, ci farà la serra per le orchidee, anche se a mio padre dice che mi passerà la passione, ma è una cavolata perché sono un tipo che si stufa molto facilmente delle cose, però delle orchidee non mi stuferò perché ormai sono già 3 anni che le coltivo. Sì, non sono tante per essere 3 anni che le coltivo, ma giustamente qui a Pescara non so più dove andarle a comprare, perché nei garden dove vado io ho comprato di tutto, tranne un'orchidea che mi piaceva, però poi non l'hanno riordinata più, quindi anche lì sono finite le vendite delle orchidee. Però mi piacciono, quindi adesso sto provando anche a cercare su internet. Infatti, come vi ho detto, adesso domani, no, sabato viene mia zia che è di Pomezia e mi porta la gongora truncata, che vi ho fatto vedere dove la metterò. E invece, fra il 20, l'uomo dal quale ho ordinato la masdevallia, il catasetum, un bulbophyllum dentatum, e ho ordinato pure questa orchidea che vi ho detto che non mi ricordo come si chiamava il genere. Non me lo ricordo, però mi sfugge perché
Siccome mio padre non c'è, sta a lavorare, lavora fuori a Pescara, lavora fuori da Pescara, lavora all'Aquila. E vabbè, adesso vi spiego come si coltiva. Vanno presi stecche da 1,20 m. Adesso questa qua l'ho cambiata perché sennò non mi entra in macchina, mo che la porto alla serra. E questa, come si dice, questa stecca da 1,20 m, ne vanno messe 3 e là intorno si arrotolerà l'orchidea. In questo caso possiamo anche non aiutarla, sentite il mio italiano. Vedete, ad esempio, io che stavo bene bene qua, l'orchidea si è leggermente abbassata e mi si è attorcigliata, spero che non muore a causa di questo. Poi la aggiusto per bene quando chiudo il video, vedete questa zona qua? Anche se adesso vi spiego, se io tipo qui mi inizia a crescere un nuovo ramo da questa parte qua e dico a cosa mi serve a questo punto sto rametto? Aspetto che produce delle radici quel ramo, lo taglio e ne faccio un'altra pianta. Infatti questa orchidea vanilla, adesso che sto notando, l'ho notato proprio adesso, non è tutta l'orchidea, cioè nasce da questa parte qui di vanilla che sicuramente era stata messa qui, dal quale ha prodotto un ramo. Vabbè, a me le orchidee piacciono tanto, tantissimo. Il mio cimbidio invece adesso vi spiego come lo coltivo. Una volta proprio ogni tanto, lo annaffio poco poco, lo riempio di questa quantità di acqua, già ve l'ho spiegato, e vaporizzo tutti i giorni le foglie. Adesso non lo vaporizzo più perché arriva sempre meno luce qui dentro. Se c'è almeno in questa zona, non è tanto esposto alla luce, però pare che non muore, una foglia mi si è messa nel cassetto, perfetto. Adesso vi faccio vedere invece come coltivo questa orchidea su vaso di coccio. L'orchidea in vaso di coccio la coltivo semplicemente vaporizzando lo sfagno in questo modo abbondantemente, ed è per questo che ha annaffiato. E adesso, appena chiudo il video, procedo per annaffiare il dendrobio nobile, sia questo che questo qui, il dendrobium Lindley, la Sectiflora, mi sa che si chiamava questa, mi sa di no. E la maxillaria. Adesso annaffiamo anche un pochino il muschio che si trova su questa zattera perché mi piace vedere un bel muschio verde. Adesso inumidifichiamo la casa, chiamiamola così. Ecco, me la sono dimenticata di nuovo. Ve l'ho detto prima. Vedete, c'è una mente che non si ricorda niente proprio. Si chiama Gongora truncata, ecco. Non vedo ora che mi arriva, non vedo ora che viene mia zia, cioè più che altro aspetto, non aspetto mia zia, aspetto l'orchidea. Se glielo dico si offende, quindi non glielo dico. Intanto posizioniamo per bene questo. Ed ecco a voi il video. Ciao!